Di Traverso School con Marco Belli, accademico in provincia di Piacenza, in questo bellissimo ippodromo, guardate qua. Marco, cosa sta succedendo? Cominciamo a lanciare il programma della giornata. Tanti traversi, speriamo, ci stiamo divertendo e iniziamo a prendere posizione sulla moto per poi appunto dare gas sempre sempre di più. Proviamo a trovare il limite della moto divertendoci e con la massima sicurezza. E siamo solo all'inizio. Cos'è bello guidare di traverso, ragazzi, quasi meglio del motocross, quasi, vediamo ancora oggi come finisce. Prossimo esercizio, il tondo, culo in fuori, gamba appoggiata e si impara a controllare la moto quando scivola, però bisogna stare seduti. Ecco, cresce bene. Sembra facile, è l'esercizio più bello del mondo. Lesson number two, adesso lo stiamo facendo. Posizionamento del corpo sulla linea della sella, quindi è un esercizio proprio che riguarda la posizione di centro curva per innescare il traverso. Si comincia già assolutamente con i traversi, iniziamo ad accennarli, però iniziamo a mettere un pochino di velocità nell'esecuzione del movimento. Mi raccomando, voi due, Dopo l'emozione rimane, ma grazie. Marco, primo accenno di traverso, ma proprio i 2 centimetri, non so cos'era. Alla grande, alla bellissimo. Grande. L'ha spostato di tanto così, ragazzi. Tanto oh, così, tanto così me l'ho giuro, percepito. Bello. Ottimo. Molto bravi, bello. Bravi. La potenza è nulla senza controllo. Bravissimo. Però se non c'è controllo è ancora meglio. Esatto, è fondamentale. Che succede adesso? Cosa fanno? Che adesso si allenano un pochino nel ovale più piccolo e tra poco proveranno il ovale grande dove potranno inserire addirittura la quinta. Siamo a giornata quasi conclusa alla Di Traverso School. Marco passerà con la XSR 700, quindi la Yamaha bicilindrica da 75 cavalli, e ci farà vedere cosa combinano 75 cavalli su questo brecciolino. Guardate qua, vedete? Sentite già il rumore? Eccolo, ecco Marco Belli! Di Traverso School, che roba! Tu rettilineo raggiungi 150 orari, piega, siamo a 110 km orari, guardate un po' che roba, eccolo! In spazzolata, bellissimo!
Allora, di Traverso School, per adesso, prima giornata che sta per concludere, è veramente un'esperienza bellissima. Perché l'impostazione, se venite dal cross o dall'enduro, non c'entra veramente niente. Cambia il peso in sella perché sei molto avanti sul serbatoio, ma la gamba non viene estesa come nel motocross. Ma se guardate Marco Belli, la gamba interna alla curva rimane vicino alla moto. Guardate che roba! Avete visto? E poi appena finisce la curva la ributta sulla pedale. Fantastico! Grande Marco! Non questa niente male veramente sta motoretta. Facevi paura, com'è? Bellissima, è un goduria, una goduria intera. Intera. Ma anche da vederti è una goduria, non perché è male, non è la questa spinge. Sei veloce. Spinge vera, porca miseria, bellissima. Ed è di serie, guardiamola. Grande. Bellissima, adesso tocca a voi con questa. Tocca a noi, io l'ho già detto prima nel video, questa scuola merita, perché il traverso grande. Crea un po' di dipendenza, eh. Grazie. È proprio bello. Grande, grande. Grazie, vi aspetto ragazzi. Chi è il primo che è caduto? Bellissimo, rifacciamolo. Rock'n'roll. Pazzesco. Ancora la ghiaia di Dio. Sì. Ragazzi, sei mio. Che gran figata. Ma è stata una bellissima esperienza, mi sono divertito. Bellissimo, bellissimo. Gran traverso. Alessio Barroni. E birba! Grazie Marco, grazie.